Questa è una singola scaglia dell'animale. In effetti fa una certa impressione, ma ce ne sono anche di molto più grandi. La ragione per cui lo so è questa. Qualunque sia l'animale che l'ha persa, deve essere enorme. Sono stati catturati esemplari di arapaima che misuravano più di 3 metri, e questo lo rende il più grande pesce d'acqua dolce. Eppure, negli ultimi anni, la pesca di questo animale è stata incontrollata e oggi sono diventati talmente rari che è vietato cacciarli. Però si possono ancora incontrare nelle migliaia di chilometri di fiume che costituiscono il bacino del Rio delle Amazzoni. Credo sia proprio l'arapaima il responsabile delle morti di alcuni dei pescatori scomparsi. Il mio compito è di verificare questa teoria e cercare di scovare e magari catturare uno di questi potenziali killer.